Klim RGB Mousepad, un tappetino da gaming molto efficiente, comodo, elegante e veramente figo da vedere. Analizziamolo nel dettaglio dopo l'intro. Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Sì, è un video che non sarebbe dovuto uscire questa settimana, ma settimana prossima. Però ho un sovraccarico di contenuti da portare sul canale e quindi ho deciso di portarlo come video extra questa settimana. Innanzitutto volevo ringraziarvi dei 3000 iscritti, a breve farò il video riguardo al contest, non so bene quando lo farò, ma spero di farlo nelle prossime due settimane. Ovviamente ragazzuoli, le modalità saranno simili, con qualche piccola regola in più. Comunque, oggi vedremo un tappetino RGB da gaming della Klim. Ringrazio ovviamente l'azienda per avermelo inviato gratuitamente. L'ho ricevuto circa un mesetto e mezzo fa, due mesetti fa, non ricordo bene ora. Ma l'ho provato per tutto questo tempo e devo dire che sono rimasto completamente soddisfatto. Analizziamolo però nel dettaglio. Prima di tutto analizziamo la confezione. Possiamo vedere che fa il suo sporco lavoro. Abbiamo il logo Klim, la foto del tappetino con tutti i vari colori appunto. Ovviamente ci viene mostrato che già dalla confezione appunto che possiamo cambiare il colore, infatti ci è messo RGB color change. La confezione svolge il suo lavoro veramente bene, ma andiamo a vedere cosa si trova all'interno di questo pacco. Ovviamente sì, ho riconfezionato il tutto, sì, un bel passatempo, guardate. Perfetto, qua abbiamo appunto il tappetino, degli adesivi Klim molto carini che potrei pure utilizzare per appiccicarli da qualche parte. Al momento non li utilizzati da due mesi che non li tocco questi adesivi pro dettagli. Qua appunto c'è la pubblicità riguardo al loro programma di testing. Non so se mette a fuoco. No, fantastico. Qua abbiamo appunto la descrizione del prodotto e appunto il link al loro sito. Per ora ci dovesse servire aiuto. Direi di tirare fuori il tappetino e ci vediamo dopo che lo spacchettiamo. Abbiamo qui il nostro tappetino. Analizziamolo nel dettaglio. Qua abbiamo il logo Klim che permette appunto di accendere e cambiare le varie fasi di illuminazioni, che vedremo dopo. Qua abbiamo il logo Klim. Qua al lato abbiamo l'illuminazione. Devo dire che il tessuto, ragazzi, è veramente ottimo. Fin da quando l'ho provato sono rimasto piacevolmente sorpreso. Piccola nota divertente: questo tappetino è stato per due mesi sopra questo, tipo un trisom con i mouse, una gangbang allora. Perché così avevo due tappetini e due mouse, paradossalmente. Era strana come cosa. Comunque, direi di accendere il nostro tappetino. Ecco qui la prima modalità, ovvero quella che cambia colore. Direi di spegnere le luci per farla vedere molto meglio. Ecco qui, ragazzuoli. Come potete notare, già c'è una piccola pecca, ovvero che il logo Klim non è illuminato. Però questa è una cosa che si può tranquillamente sorvolare. Cambiamo colore, rosso, viola. Ci dovrebbe essere rosa, viola, comunque sì, quello è blu, ciano, verde, giallo. Una modalità che è molto simile a quella del mouse, come potete notare, che è praticamente RGB. E poi un'altra modalità RGB, che però questa qua è appunto meno fluida e meno miscelata appunto. Però è molto figa lo stesso. Ecco, questo qua è il tappetino. Devo dire che è veramente bello ed inoltre fa il suo lavoro veramente bene. Possiamo dire che il tappetino e il mouse Klim fanno un'ottima accoppiata. Potete notare quanto cazzo è figo e vi lascio qualche piccola visione senza la mia voce, ma appunto con una musica in sottofondo. Quindi ragazzuoli, in sintesi cerchiamo di dare dei voti alle varie cose argomentando. Prima di tutto cominciamo parlando della confezione, che come ho già detto in precedenza è veramente ottima. Fa il suo lavoro veramente bene, ha comunque tutte le varie caratteristiche, ha appunto il prodotto mostrato in modo eccezionale e protegge bene appunto il tappetino. Un 8,5 se lo merita in pieno. Poi parlando di un altro dettaglio, ovvero dell'aspetto, devo dire che seppur sia comunque molto semplice, ci sia quella piccola pecca appunto del logo, devo dire che è veramente ottimo l'aspetto, semplice ma efficace. Poi i LED ovviamente hanno un ottimo aspetto, sono ben fatti e i profili potrebbero essere di più, questo è vero. Però comunque 7 profili circa vanno più che bene, si merita un bell'8. Parlando poi
dei materiali, sono rimasto veramente colpito positivamente, ovviamente, da questi materiali che comunque sono rivelati molto buoni. Diciamo la tappezzatura del tappetino, se così si può dire, appunto, a differenza del tappetino che avevo già prima, è molto diversa. Devo dire che è ottima. Inoltre il mouse va abbastanza bene con questo tappetino. Non so se è perché sono entrambi i climi e magari sono fatti per funzionare bene insieme, ma non penso. Comunque ho provato pure con l'altro mouse Trust e si merita in totale un bel 8,5. Complessivamente mi sento di dare appunto 8,5, un voto più che giusto. 30 euro per un prodotto del genere sono perfetti. Abbiamo con 30 euro un prodotto bello da vedere, funzionante e soprattutto semplice. Certo, un po' ingombra, ma sono tutti tappetini così, quindi non mi sento di biasimare la Clean per questo. Devo dire che sono rimasto veramente soddisfatto. Una piccola nota è il filo, che seppur non sia come quello del mouse, che ha una, tra virgolette, texture diversa, penso che sia dello stesso tipo. E devo dire che è veramente ottimo, molto resistente. E niente ragazzuoli, la recensione finisce qua. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine. Mi raccomando, lasciatemi piace, commentate il video e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione. Lasciatemi piace sulla pagina Facebook e seguitemi su Instagram. E noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella! Woo!